Un saluto a tutti amici di Hitech Italia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prodotto veramente interessante che si trova alle mie spalle. Questo è il motivo della posizione, diciamo, originale delle prime recensioni. Quindi abbiamo qui l'HP Pavilion All-in-One. Andiamo a scoprire perché del nome. Un prodotto veramente figo. Quindi oggi è recensione di questo fantastico computer. Ed eccoci qui, cambiamo ancora postazione perché così magari riuscite a vederlo un po' meglio. E partire dalla dotazione di questo computer, farne l'unboxing risulta un po' difficoltoso. Abbiamo la tastiera e il mouse, ovviamente tutti e due wireless, collegabili al PC tramite un piccolo adattatore comunque in dotazione. Poi abbiamo questo cavetto USB per prolungare appunto l'uscita USB per poi inserirci chiavette e tutto quello che più ci viene comodo, ovviamente l'alimentatore e un telecomando. Telecomando che dopo vi farò vedere, ma partiamo dalle cose più interessanti. Secondo me una delle cose più interessanti è la sua ampiezza nel potersi muovere. Come vedete ha un ampio raggio di movimento e poi è proprio bello come dispositivo, anche a livello audio ha questa tecnologia B&O. Molto interessante, veramente si sente abbastanza bene. Dopo proveremo anche a sentire una canzone. E direi di accenderlo perché una delle cose principali che mi ha sorpreso di questo dispositivo è la velocità di accensione. Il tasto di accensione si trova qui nel lato inferiore destro. Ci viene notificata l'accensione con il LED di notifica bianco e come vedete, men che non si dica, praticamente 5 secondi. È già acceso e funzionante. Non sembra montare un SSD, almeno ho cercato dappertutto, ma non ho trovato un'indicazione che dicesse che monta una SSD, però ha un i5, un processore i5 da 1,9 GHz e soprattutto un hard disk da 1 TB a 7200 RPM, quindi veramente veloce. Ed è questo uno dei motivi, secondo me, per cui l'accensione avviene quasi istantaneamente. Monta una Intel HD come scheda grafica e la cosa più figa, devo ancora farvela vedere. Oltre a tutto questo, ha 8 GB di RAM. 8 GB di RAM che comunque non fanno mai male. È disponibile già Windows 10 per questo dispositivo, ma non l'ho ancora installato. Ha ovviamente a 64 bit e procederei facendovi vedere la cosa più figa. Guardate il mio dito. Questo Pavilion All in One da 23 pollici è touch. E questa è veramente una cosa che mi ha fatto impazzire quando l'ho scoperto. Si può comandare interamente il computer con il dito a 10 punti di tocco e un touch veramente sensibile. Altro punto di forza lo vediamo qui in basso: 4 attacchi di Wi-Fi. Il mio portatile, per esempio, arriva a 2 in questa stanza. Quindi una ricezione del Wi-Fi veramente, veramente ottima. E ora mi appresto a mettere la mia password che non vi farò vedere, quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qui, probabilmente adesso non so bene cosa stia inquadrando la telecamera, se lo schermo o me, importante che comunque si veda lo schermo perché è un 23 pollici in Full HD, veramente molto bello e interamente comandabile con le dita, veramente fantastico, si può navigare, fare di tutto, è all in one anche per questo. È un portatile, sì, un portatile, un fisso, touch, tastiera wireless, quindi ci danno tutto praticamente, televisione, computer e tastiera e mouse,
veramente tutto in un prodotto che si aggira sui 1.099 euro, se non sbaglio. Sul sito ufficiale dell'HP costa 1.099 euro. Torniamo sul desktop. E cosa c'è da dire di questo computer? Non ci sono ovviamente immagini di testo o robe varie. Devo dire che però lo schermo risponde molto bene, gli angoli di inclinazione, se così si può dire, anche su PC sono molto buoni, non perde assolutamente di qualità quando andiamo a piegarlo in una direzione o nell'altra. Adesso non so quanto la telecamera renda la risoluzione di questo schermo, però fidatevi, veramente molto, molto bello. Proviamo la navigazione web, ovviamente sempre con il touch. Per accedere alla tastiera, ce l'abbiamo qui in basso a destra, come vedete ci si apre questa tastierina virtuale dove noi possiamo digitare qualsivoglia parola vogliamo cercare. Proviamo per esempio ad andare su YouTube. Vedete, la navigazione è molto molto veloce, nonostante il mio wifi ormai ve l'ho sempre presentato come uno dei più lenti al mondo. Proviamo per esempio ad andare su il nostro canale, qui si può ovviamente togliere la tastiera, e vedete la navigazione è molto molto fluida. Intanto ci avviciniamo ai 300 iscritti, quindi dai, diamoci sotto. Qua 14 notifiche, mi riempite di messaggi, quindi sono sempre contento di rispondervi, spero di rispondere a tutti. E proviamo a far partire una canzone, scriviamo con la tastiera che facciamo un po' prima. Ecco, gestire il volume su YouTube con la mano è veramente complicato, quindi un attimo in pausa la canzone, che come avete sentito si sente veramente da Dio, e non ho mai più usato l'impianto stereo da quando avevo questo computer qui in camera, che purtroppo tra qualche giorno lo abbandonerà, sento già il vuoto dentro, ma come vedete la navigazione è veramente fluidissima, e si può anche zoomare, è veramente come un tablet, spettacolare secondo me poter utilizzare un computer in questo modo. È vero, riprende un po' Mac, riprende un po' la fisionomia del Mac, ma secondo me ci sta, alla fine si sa che non dico che il Mac abbia il design più bello e innovativo, ma alla fine è giusto secondo me ispirarsi a quel tipo di design perché è il più funzionale. Però devo dire che a livello di materiali mi ha veramente sorpreso in positivo. La parte posteriore è interamente fatta in vetro, che sembra molto resistente, anzi quando si va per esempio a cliccare con le dita non rimangono nemmeno troppe impronte, quindi un buon vetro. La parte retro sembra in plastica, però una buona plastica con una finitura, come avete visto all'inizio, molto buona. Al lato c'è anche il lettore per CD, che come vedete ho appena fatto venire fuori, eccolo qui. Ci si infila il CD e lo si fa leggere al PC. Sembra un po' poco stabile questo lettore, però l'ho provato e funziona senza problemi. Cosa c'è da dire di questo computer? È un i5, risponde molto bene, mi ha sorpreso. Ho, diciamo, scaricato qualche video, guardato qualche video in 4K, anche se non è un display in 4K, ma risponde molto bene, riesce a caricarlo senza alcun problema. Ho provato ad utilizzare qualche programma di disegno, risponde anche abbastanza bene, non ci sono mai intoppi, veramente sempre velocissimo. È un prodotto che sinceramente mi sento anche di consigliare, raramente consiglio prodotti, ma questo ve lo posso sinceramente consigliare, perché mi sono trovato veramente bene a livello di materiale, a livello di velocità, a livello di compatibilità con tutto quello che è il sistema wireless e il sistema touch. Quindi concludiamo questo video ringraziando HP per averci permesso di recensire anche questo prodotto che ci ha soddisfatto, ma ci tengo a precisare che le mie recensioni non sono condizionate da nessuno. Io non devo fare favori a nessuno, non devo pubblicizzare nulla. Prima, quando vi ho detto che vi consigliavo questo prodotto, era veramente un parere molto personale perché mi ci sono trovato bene. Nessuno mi dice cosa dire, ecco. Vi lascio quindi con il telecomando che avevo promesso prima, molto carino anche questo telecomando. Spero che questa recensione quindi vi sia piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video. Condividete, lasciate like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Quindi noi ci vediamo appunto al prossimo video. Un saluto a tutti da Francesco da High Tech Italia.